Siamo con Fabio Dorazio, direttore artistico della Settimana Morzattiana. Vogliamo un attimo illustrare quello che vedranno i tanti turisti, oltre che i teatini, gli abruzzesi che verranno a Chieti proprio per seguire questa manifestazione. Dunque, innanzitutto io sono direttore artistico insieme a Michele Di Toro, a parte un amico, un collega, ma è giusto che sia specificato questo. Michele si è occupato della parte più prettamente jazzistica e io della parte classica, quindi per la scelta degli artisti e della tipologia di concerti. Sicuramente Ramin Bahrami, che è forse il più grande esecutore di Bach oggi vivente, è la punta, diciamo, di questa manifestazione, insieme ad Andrea Bacchetti, che conosciamo anche per le sue puntate televisive insieme a Chiambretti. Abbiamo naturalmente Lisa, la nostra orchestra sinfonica abruzzese, insieme a, per esempio, ad Alessandro Quarta, che è il fratello del grande violinista classico ma suona jazz. Abbiamo l'orchestra femminile del Mediterraneo che sarà presente, abbiamo le orchestre giovanili di diverse scuole civiche e private della regione, e la cosa che più ci piace è che ogni sera abbiamo sempre commistioni tra musica, letteratura, mostra pittorica, mostra scultore e quant'altro. Quali saranno i punti del centro dove sarà possibile seguire questi eventi? I punti canonici saranno naturalmente grandi eventi a Piazza San Giustino, poi abbiamo musica da camera con la presentazione di libri a Piazza Vico, il jazz sarà sempre nel suo angolo fantastico che è Porta Pescara, i ragazzi, i giovani hanno la possibilità di esibirsi nelle sedra dell'antica pescheria, abbiamo aperto un angolo nuovo che abbiamo voluto dedicare a un aspetto mozartiano molto particolare che è la coralità, la chiesa di Domenica al Corso ci ospita per questa cosa. Per i bambini avevamo in mente di un angolo, come se c'è sempre stato una settimana mozartiana per i bambini, quest'anno abbiamo degli artisti di strada che li truccheranno, che giocheranno con loro e che faranno in modo che anche per loro ci sia un momento mozartiano.